voi questa mattina a Ecomondo avete presentato il report di sostenibilità e ci vuol dire cosa dice questo report? Sì, sono tanti i numeri ovviamente, quindi cercherò di fare una selezione tra quelli che mi sembrano più interessanti. Partiamo da un fronte interno che è quello della riduzione delle emissioni e degli scarti. Intanto un termine assoluto, perché in termini di riduzione delle emissioni, noi come emissioni per ogni contenitore da litro emettiamo 4,8 grammi di CO2. Per avere un'idea, è 20 volte in meno di un chilometro percorso da un'automobile su strada. E quindi diciamo che è un impatto già di per sé molto contenuto, e anche questo impatto è stato ridotto rispetto all'anno precedente dell'8%. Per quello che riguarda gli scarti è sicuramente una situazione, una gestione di eccellenza, nel senso che noi attualmente siamo a livello di un grammo di scarto per ogni contenitore prodotto, e anche questo valore è stato ridotto del 10% rispetto all'anno prima. Un altro dato molto importante che riguarda un po' più l'attività esterna che noi facciamo è quello della raccolta differenziata. Difatti oggi siamo arrivati a 2 cittadini su 3 in Italia che possono effettuare la raccolta differenziata. Un dato importante anche perché voi producete ogni anno 4 miliardi e mezzo di confezioni, 1,5 miliardi vengono riciclate, probabilmente è anche l'occasione giusta per dire ai cittadini dove va conferito la confezione di Tetra Pak, in quale bidone buttarla. Sì, questa è una domanda molto interessante, perché non abbiamo un'unica soluzione per conferire i nostri contenitori, vale a dire che, come sappiamo, sono i comuni i gestori della raccolta, e quindi qui i comuni decidono se raccogliere i nostri contenitori con la carta, che è il sistema prevalente, diciamo l'80% dei casi viene raccolto con la carta, ma abbiamo anche un 20% delle aree intere, come per esempio la Toscana o il Trentino, dove i nostri contenitori vengono raccolti insieme alla raccolta leggera, multimateriale leggero, quindi con la plastica e con l'alluminio, e successivamente selezionati. Quindi l'indicazione che possiamo dare è quella di chiedere al comune qual è la forma corretta di raccolta, e a questo proposito abbiamo anche istituito un sito specifico che è triciclo.it, dove diamo puntualmente tutte le informazioni comune per comune di come questa raccolta vada effettuata.